Paolo Grimoldi, come commenta l'episodio che è accaduto alla stazione di Milano? Queste sono le logiche conseguenze di un governo che ha azzerato il fondo per il rimpatrio degli immigrati clandestini, non viene più rimandato a casa nessuno, è un governo che dà messaggi verso gli immigrati di venire qua, che abolisce il reato di clandestinità e evidentemente aumenta la delinquenza. A questo aggiungiamo che hanno fatto ben 4 svuota carceri, quindi anche quei pochi che finiscono nelle patrie galere, che quantomeno non sono liberi di scorrazzare per le nostre strade, vengono rilasciati nell'immediatezza a causa di questi provvedimenti, 4 svuota carceri da quando si è insediato il governo, quindi tutti liberi di delinquere per le nostre strade, e poi aumentano evidentemente questo genere di fatti, nonché i furti nelle case, nonché i reati più efferati. Ricordiamo che con l'ultimo svuota carceri hanno liberato persino i mafiosi, quindi ormai al peggio non c'è più limite. A proposito di sicurezza, secondo voi Pisapia per Milano che cosa sta facendo? Beh, è evidente che se poi alle scelte scellerate di questo governo si unisce un'amministrazione locale che pensa anch'essa prima ai Rom, prima agli immigrati che non ai milanesi, il cocktail è pessimo. Noi parliamo soprattutto di assegnazione delle case popolari, parliamo di provvedimenti che non vanno nella direzione di sgomberare i campi Rom nell'immediatezza quando questo sarebbe assolutamente necessario, e di conseguenza sono messaggi di accoglienza, di benevolenza, che portano qui soprattutto persone che poi delinquono, visto che il lavoro manca agli italiani, figuriamoci per gli immigrati.